Che strana calma precede la catastrofe, e serena Kirsten Dunst, la sua melanconia, la sua depressione profonda, sembra ora fondersi con l'universo che ha mandato il bellissimo pianeta Melancolia a distruggere la Terra e gli umani. Non così Charlotte Gainsbourg, lei ha un figlio, è piena di sia pur nevrotica vita, come si può accettare quella cosa? Questo è Il sogno di un destino, dove si parla di come muoiono gli attori in scena o sullo schermo. Io sono Renzo Trotta e questa idea bislacca mi è venuta in mente chiacchierando con un amico. Ma voi attori, gli ho chiesto, vi divertite così tanto a morire in scena? Certo, mi ha risposto lui, ci divertiamo moltissimo. I believe I'm dying, Doctor. But then I don't know. I've died so many times. Ma quante volte deve morire un attore? Cos'è, una specie di allenamento al gran giorno? Il mio amico mi guardò come un cretino. Ma il tarlo mi è rimasto. Perché gli attori si divertono così tanto a morire lassù? E perché a noi spettatori piace così tanto vederli morire? Piangiamo e poi di nuovo dai, muori ancora. E come fa un attore a sapere come morire visto che nessuno è tornato a raccontargli l'esperienza fatale? Quale mistero rincorre col suo ultimo sguardo? Quello della morte o quello della vita? Ma Lush. Ho fatto un gioco qualche mese fa con i miei amici di Facebook. Ditemi quali morti vi ricordate di più al cinema o in teatro. Un successo clamoroso, un tripudio di morti. Nasce così questa serie di video dove ho capito una cosa. Se recitare vuol dire giocare, allora giocare alla morte sembra il gioco più appassionante di tutti. It is too late. Buone visioni. Die. Aprendo le descrizioni del canale o dei singoli video, trovate il link ai testi con alcune note di approfondimento e il piano generale dei 10 video che comporranno il sogno. Se vi interessa, vi iscrivete al canale e attivando le notifiche sarete avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo capitolo.